Cosa pensa della vicenda di Brizzi? Io sono dalla parte del signor Brizzi, perché i fatti personali, di cui forse la gente, se non ha qualche gossip momentaneo, non deve interessare niente. Io ho letto i suoi libri, tutti e tre. E una persona che scrive così non può essere uno squallido come si tenta di manifestarlo. Su un set, ha raccontato in molte interviste, è proprio un set credo di Brizzi, è successo che lei abbia avuto, non uno scontro, anzi l'ha subito. Cos'era sì. successo? Un attore, siccome senza volerlo ho accavallato la sua battuta, la mia battuta alla sua, mi ha talmente strattonato che si è spostato il menisco dell'orecchio. Quindi un danno serio. A vita. La produzione ha messo tutto a tacere. Quando è successa la violenza di Brizzi, oh poveraccio, il mostro, queste oche del Campidoglio che starnazzavano per annunciare a Roma che stava per arrivare il barbaro. Enrico Minegnano è stato intervistato, ha parlato pubblicamente, ha detto non sono io. È stato lui o no? Ma no! Ma se lei ci raccontasse, ci dicesse il nome di chi è stato? Oh, posso parlare? Sì.